Questo è il migliaccio preparato di sangue, brodo e farina, che viene cotto con lo strutto e viene tipo una piadina di sangue. E questo invece è il neccio, che a Firenze chiamate migliaccio. No, no, quello sul foro, no? Sì, anch'io sono un po' neccio. Migliaccio, no, è Firenze. Ecco, questo invece è il nostro neccio. Che brucia. Che si mangia con la ricotta una volta, formaggio fresco. Nell'era moderna si mangia con la Nutella. La modernità ci ha portato alla Nutella. Sagretoscane.com. Poi c'ho il bigliettino, se volete me ne lascio qualcuno. Poi noi facciamo questa qui in questo periodo qui. Poi facciamo la sagra della fuggiata a fine ottobre, primi novembre, dipende un po' dal calendario, ecco. Poi i necci una volta venivano fatti con un modo diverso. Cioè? Con dei testi di pietra scaldati sul fuoco, poi veniva messo un testo, la foglia di castagno, questo impasto qui, altre foglie di castagno, un altro testo, e veniva fatto una catasta, detta testaiola. La tenevano per un certo periodo, poi la giravano e il primo permesso era cotto, e questo è il vecchio sistema che ormai no, perlomeno qui nel nostro paese no, poi ci sono dei paesi che ancora la adottano, sulla montagna pistoiese. Questo diciamo è una rivisitazione, comunque l'impasto è questo. Questo è farina di castagne e acqua e basta. E sale. Invece l'impasto del migliaccio è... L'impasto del migliaccio è farina, sangue di maiale e brodo, possibilmente di maiale. Veniva fatto con il brodo della coppa, della soprassata, come si chiama a Firenze. Col brodo, con quel brodo lì che è più saporito, già ricco di spezie, veniva fatto questo impasto. E cotto poi nello strutto vergine, o se è poi quello saporito anche meglio. Ma questo è dolce o salato? Cioè il migliaccio è... Il migliaccio è salato. E questo è il dolce della farina di castagno. Poi il migliaccio c'è chi lo mangia con il formaggio, c'è chi lo mangia con lo zucchero, c'è chi lo mangia basta. Poi c'è chi ci mette uvetta e pinoli in alcune varianti, magari in altre zone, per esempio nel fiorentino ce lo mettono di più, nel roventino ci viene messo il pinolo o l'uvetta, nel migliaccio pistoiese viene mangiato parecchio col formaggio, con il parmigiano grattugiato. Si trovano nel Pistoia, anche nelle rosticcerie, così si trovano senza difficoltà, il migliaccio, il neccio, si trovano senza difficoltà, insomma, diciamo sono pietanze che non si trovano più magari nelle famiglie, ecco, nelle famiglie, poche famiglie, insomma, in casa si preparano queste cose qui. Poi le vendono, ci sono delle norcinerie su Pistoia che vendono già il preparato pronto, quindi è un piatto che durante l'inverno nelle nostre zone si trova senza difficoltà, insomma. Mi raccontava mio padre che a Firenze, a San Lorenzo, lo facevano il roventino al mercato di San Lorenzo, ci mettevano dentro il parmigiano, dentro il panino, dice ormai si è persa da noi. No, a Firenze, ora, voi reggete parecchio sul Lampredotto, il Lampredotto si trova sempre da tutte le parti a Firenze. Sì, sì. Quello sì. È una cosa, ormai è una tradizione, il panino al Lampredotto all'ora di pranzo e c'è la fila, banchetti, finché... Sì, roventino credo si trovi un po' meno, io non conosco poi Firenze, però no? Magari, non risulta, magari nei paesetti, magari sopra Firenze, forse nel Mugello, magari in queste zone qui, forse è più facile che questo qui, perché questo qui veniva fatto nelle campagne quando tutte le famiglie ammazzavano il maiale per casa sua. E come dici, no? Del maiale non si butta via nulla. Si diceva e questo è l'esempio che non si butta via nulla. Infatti. Perché anche il sangue veniva usato per
fare questo, questo piatto. Dove si va? Malta va bene. Vai, ecco un altro. Come va a casa? Pasto. Come si prepara l'impasto? Un litro di sangue, mezzo litro di brodo e mezzo chilo di farina. Un po' di sale, un po' di spezie. E basta, le spezie qui. Noce moscata e spezie. Avete sempre rondolato? Sale, pastato. E bello. Poi dopo di là c'è la pizzeria. Domani in un giorno la vedo dura. Scappa dalle parti. Io ci sono balzato. Prima un quadro di cola, dopo te cani. Un giorno. Primo maggio o primo di novembre. Ma tanto voglio far pagare. E di qua c'è la tua postazione, questi sarebbero i bomboloni. Questa terrazza sulla valle.